sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Suonava soltanto per me.
ragazza e l'Azione Cattolica era il nostro luogo di incontro, quello privilegiato, quello che ci faceva sognare, ci riscattava e ci educava. Vivevamo impastati nei fotogrammi, rubavamo le parole alle celluloide, respiravamo mondi distanti solo con solo un panno bianco. Nelle lunghe estate dell'infanzia, ma anche nei pomeriggi che seguivano alla scuola, era il luogo dove ciascuno poteva essere Brancoleone, Salvatore Giuliano, Lancillotto, Ringo, Maciste, Dillinger o l'ultimo dei Moicani. Poi a casa, tra i mondi di Acab, Moby Dick, Robin Hood, Nat, Piccoli Uomini e D'Artagnan, qualcuno conservava anche le pubblicità, i quadri di Giubbe Rosse, Il processo di Giovanna d'Arco, Fino all'ultimo respiro, Un uomo da bruciare o Per un pugno di dollari. Io ero l'amico di Carlo De Vita, il proprietario. Passavo i miei giorni tra la cassa, la sala di proiezione e la cabina, il luogo dove Alfredo Noiret, di tanti anni fa, arrotolava e srotolava pellicole, cuciva fotogrammi, spacchettava pizze. Quando ero libero da impegni scolastici, seguivo Carlo la mattina di martedì e di venerdì per le case di distribuzione a Napoli. Insieme tornavamo, non prima di una sosta all'antica pizzeria Lombardi, in quella 500 bianca, piena di storie da proiettare. Talvolta compilavo anche il Borderon, per la verità, sempre distratto dai dialoghi, dagli spari, dai sospiri che amplificati giungevano sino al tavolo di lavoro. I Colossal, le prime visioni di zona, i film dei sei, i filoni popolari. Ogni giorno della settimana aveva un suo genere. Di giovedì la macchina con l'altoparlante gracidava, una serata popolare a prezzi popolari. 40 lire i militari e i ragazzi, 60 lire gli adulti. Qualche anno dopo, la voce metallica di Mimì De Luca, che ancora oggi lavora al cinema, annunciava: solo sabato, domenica e lunedì al cinema Arlecchino di Somma Vesuviana il successo dell'anno. Non son degno di te, ascolterete le più belle canzoni di Gianni Morandi. Una folla immensa si accalcava alle porte e specie nei giorni festivi a malapena era arginata dalla maschera Factum di Giacomo Moio, che staccava i biglietti, alzava la voce e invitava al silenzio. Girava tra le poltrone, si affacciava nei bagni, apriva le porte e non so quante altre cose. Il cinema Arlecchino era un po' il vanto del paese. Oltre 600 posti, arioso, spazioso, multicolore nelle luci, acusticamente valido. Riprendeva la tradizione dei film muti che si erano proiettati nel cinema teatro di Via Raimondi, proprio all'ultima guerra. Continuava la tradizione del cinema impero che, dal 1937 al 1957, con circa 250 posti ed una macchina cinemeccanica a carbone, aveva animato il telo bianco di una sala di Via Gramsci. Il cinema Arlecchino era stato inaugurato il 27 novembre del 1954. Si era proiettato La figlia del reggimento con Antonella Loaldi, Isa Barrizza e Carlo Croccolo. Il giorno dopo era stata la volta di Giulio Cesare con Marlon Brando. Il 30 novembre, poi, Il prigioniero di Zenda. Qualcuno inseguiva ancora le immagini dei vecchi film visti all'impero: Pantere Rosse con Rex Lise e Ruth Mix, Mio figlio professore con Aldo Fabrizi e le sorelle Nava, Tarzan e le Amazzoni con Johnny Weissmuller e Brenda Joyce. Per anni il cinema Arlecchino era stato il polo d'aggregazione, il luogo di incontro. Non l'aveva messo in ginocchio nemmeno L'Ascia Ora Doppia, Campanile Sera, Studio 1. E nemmeno la moda dell'epoca che faceva prediligere le sale cinematografiche di Portici o di Napoli. Poi, all'improvviso il tonfo, il silenzio, il vuoto, come nelle immagini di Splendor, come i ricordi, le storie, i sentimenti di nuovo cinema paradiso. Sono tornato all'Arlecchino, dopo circa 20 anni, in un tardo pomeriggio di questa estate. Non ricordo bene perché quell'amicizia con Carlo si era appassita. Forse, come sempre capita, un malinteso, una parola non chiarita, le interpretazioni di chi sta intorno, o cos'altro. Comunque sono volati via 20 anni. Oggi Mimì, incannutita di ingrassato, è il Factum. È alla cassa, è al bar, fa da maschera e da fiduciario. Appena mi ha visto superati i convenevoli, mi ha invitato a salire in cabina per incontrare Carlo Neret alle prese con l'infuocata macchina da proiezione. In una scatola
di cartone giacciono i fotogrammi tagliati perché detuprati e non legati bene. Sugli scaffali pile di pizze dai titoli familiari, nell'angusta cabina, finalmente, l'area del cinema, quella pregna di emozioni che solo una pellicola sa dare. Carlo è solo, sta vedendo un film attraverso il buco, ma stranamente non sembra coinvolto dalla trama. Ricorda quando, molto prima di Ciccio Spaccafico, gestore del nuovo Cinema Paradiso, diceva: solo due giorni, ma volete babbiare? Che me ne fotte, e a me se le copie sono impegnate. Catene, solo due giorni, ma la gente mi mangerà gli occhi. Ricorda le domeniche di tanti anni fa. Ricorda un prete, un padre Adelfio Sommese, che l'ha attaccato per i film a luci rosse, gli unici che richiamano una decina di persone. Ricorda la trama di un uomo chiamato Cavallo, soldato blu. Ricorda le immagini della tunica, i 10 comandamenti, ricorda. Ma è vero che hai avuto offerte da una banca? Sì, ma volevano comprare tutta la struttura e io non me la sento di vendere. Ci sono impastato in questi muri, in questa macchina, in queste pellicole. Hai un desiderio imminente? Sì, vedere 100 persone che in una volta ritornano al cinema, magari per un cineforum. Sarei propenso anche a perdere parte dell'utile. Nonostante la calura, la sete, il sudore, cominciamo un gioco, come ai bei tempi. E a quella cabina sembra trasformarsi nella cella di una prigione di Buenos Aires, dove si impianta il bacio della donna ragno, Manuel Puig. Senza paura di quello che possono dire gli altri, senza il ritegno dell'età, senza il limite del tempo. In una serata sono volati via 20 anni ed oltre, una struttura maestosa, langue, e si perde nella solitudine. Chi l'ama è l'amata per quello che rappresenta, per la magia che emana, per la catarsi collettiva, per quello che ha aiutato ad immaginare che ciascuno potesse essere, si deve impegnare a fare qualcosa. Tra gli sperperi dell'ente locale non c'è una voce per la cultura. Probabilmente chi oggi rappresenta l'ente locale non è mai andato a cinema. È inutile sperare. La risposta e la speranza sono come sempre in noi stessi, per continuare a volare, per continuare ad avere il coraggio e la voglia di fare. Tra un paio d'anni, 28 novembre 1995, cadrà il centenario di un avvenimento di grossa levatura culturale. Presso il Gran Café sul Boulevard de Cappuccino a Parigi, Louis e Auguste Lumière organizzarono la proiezione pubblica dei loro brevi film. Nacque il cinema. Perché, insomma, deve essere sempre in ritardo? Facciamo in modo che il matto di nuovo Cinema Paradiso non ripeta farneticamente nel grande vuoto dove una volta c'era il cinema. La piazza è mia, la piazza è mia, la piazza è mia, il cinema è nostro, è la nostra vita, è metafora, è passione, amore, è immaginazione, è voglia di sognare, capire, ringiovanire e reinventare. Questo è un articolo tratto dal giornale Sommana di Ciro Raia. Grazie, grazie a tutti, buonasera, buonasera per essere venuti, quelli che ci sono presenti, quelli che adesso arrivano, perché è una serata particolare, siamo quasi diciamo al Natale e quindi molte persone sono impegnate per i propri lavori. Quello che ha letto Martina era la memoria, questo articolo si chiamava Memoria e sogno. La memoria l'ha ricordato lei con questo bellissimo articolo del professore Ciro Raia, molto legato a questo cinema e alla proprietà dei signori De Vita. La cosa più bella era il sogno. Dopo, è un articolo fatto 20 anni fa e quindi il sogno si è avverato. Facciamo un applauso a questo sogno. Come voi avete potuto vedere, questo spazio è stato voluto in un modo diverso, è stata fatta una casa per tutti quanti, per ogni tipo di arte, dalla galleria, una
parte di poltrone, l'altra parte con tavoli e sedie, dove si può fare ogni tipo di spettacolo, dal cabaret al caffè Chantal, alle proiezioni cinematografiche. Dentro, avete visto, c'è stato per questa sera il nostro amico Ciro Ciliberti, un fotoreporter che viene da Scafati, amico nostro da tempo, che ci ha voluto offrire questo suo occhio particolare. Quindi fuori ci sarà un caffè letterario che è ancora tutto in allestimento. La proprietà, la nuova gestione, ha voluto fare questo spazio, inaugurarlo in questo periodo, perché sono 60 anni dalla nascita di questa struttura. Prima era un cinema, sopra c'era una sala da gioco, che adesso dove abitano i proprietari, e dove tutti quanti noi da bambini abbiamo trascorso tutte le nostre giornate. È uno spazio particolare, è uno spazio che volevamo tutti quanti noi, è uno spazio dove si formano le coscienze di ognuno di noi, dove ci sta un'educazione proprio all'immagine, allo sguardo. Io potrei dire poco su questo dopo aver letto questo brano di Ciro Raia, però per non rendere anche la serata commemorativa, ed è doveroso da parte nostra ringraziare tutti quanti, cioè chi ha fatto questa operazione, che sono dei nostri amici molto legati a noi da anni. Non sono originari di Somma, uno è venuto ad abitare al Borgo Casamale, dove ha rilevato una delle più antiche strutture, la rimessa a nuovo, ed ha deciso di venire ad abitare con noi. Ci sta molto vicino, in ogni occasione, in ogni iniziativa ci sono sempre accanto questi signori. Abbiamo fatto un ragionamento, abbiamo parlato con la proprietà, gli abbiamo esposto il nostro progetto, li abbiamo ringraziati perché loro hanno accettato questa cosa, anche se vi faccio una nota, io con Don Carlo e la sua famiglia già da diversi anni, con la partecipazione di Ciro Raia, cercavamo di prendere questa struttura per fare questo che noi volevamo fare, però eravamo un gruppo di associazioni. Poi l'altra sera gli ho stretto la mano e ho detto grazie Don Carlo per non aver accettato, perché altrimenti noi, per le spese che ci sono volute per sostenere e per rifare questo spazio, noi eravamo già falliti prima di cominciare. Quindi noi ringraziamo, io non vedo adesso Salvatore Panico e Gigi Mastropasqua, non so dove sono, Gigi sta lì, poi magari veramente si meritano un applauso. Signori, guardate, questa è un'impresa, ma no, non è perché è un'impresa come... è un'impresa veramente diversa, è una grande operazione culturale che loro ci hanno dato la possibilità di offrire, perché se non c'è una squadra, adesso noi abbiamo iniziato, ci sono sicuramente tante cose da mettere a punto, anche sulla programmazione, uno spazio che devono vivere tutti, dai più piccoli ai più grandi. Voi, come vedete qui davanti, noi abbiamo anche pensato che si potrà ballare, si possono fare, il palco verrà allungato perché è molto piccolo durante le manifestazioni delle scuole di danza, quindi viene allungato di 2 metri, sta tutto qua sotto, quindi adesso si può offrire un poco per tutti quanti, e per gli altri ci sta, quando non funzionerà diciamo la sala interna, il caffè letterario, dove tra la musica, tra la lettura, tutto ciò che è arte può essere rappresentato. Io non mi voglio dilungare, perché ci sarebbe da dire tanto. Io ho pure una bella età, da piccolino siamo stati qua, quindi a raccontare, però bisogna fare un grande ringraziamento nuovamente a Gigi e a Salvatore Panico, ma chiaramente a tutti, cioè tutti quelli che hanno lavorato in questi 3 mesi, perché guardate, è stato fatto tutto ciò in 3 mesi, e non sono tanti, quindi dal
nostro amministratore Marco Panico, un ragazzo di appena 23 anni e quindi che sta guidando lui questo barcone, da Antonella della Monica, la compagna di Salvatore, tutti i ragazzi che stanno lavorando, Fabio Fiorillo, Anna Cipolletta, il barman, quelli che ci sono stati prima, Vincenzo Cacciuottolo, io adesso mi scuso se non mi ricordo qualcun altro, ma anche le imprese che hanno lavorato su questo spazio, e vi posso garantire, loro mi dissero una cosa: Gerardo, tu che sei del territorio, è giusto che lavorino le persone del territorio, quindi sono stati attenti anche su questo, dobbiamo ringraziare queste imprese che hanno lavorato, hanno preso a cuore questo spazio, si sono prodigati, alcuni addirittura sono diventati direttori di lavori, anche di lavori che non erano di loro competenza, Ciro Vernillo, Antonio Capasso per la società termoidraulica, i pittori, gli imbianchini, Alessandro, Salvatore, cioè tutti quanti veramente si sono dati da fare per fare tutto ciò. L'architetto che invece che è stato commissionato questo lavoro, Fabrizio De Simone, un architetto di Napoli che diciamo è un esperto, perché lui ha realizzato il DAM a Napoli, ha realizzato moltissimi teatri, è venuto qua, ha guardato lo spazio, e questo è un fatto importante, ha guardato lo spazio e dice: questo è degli anni 60, quindi gli spazi devono restare così, deve essere tutto riciclato. Se voi vedete fuori tutti i banconi, tutto quello che voi vedete, si poteva fare prima e spendere meno. Lui ha rigenerato il tutto, è stato tutto rifatto come lo era prima, anche la porta d'entrata. Mentre i ragazzi la pitturavano, sono usciti fuori quegli allerchini, a che lui ha detto: no, ma qua non si deve pitturare, togliete e lasciate così come stanno le cose. Alcuni potrebbero dire: ma come mai, potevano fare? E invece no, si è voluto fare questo, anni 60, stile vintage, e quindi questo è... Io mi fermo qui, però prima di questo volevo ringraziare voi gli intervenuti, ringraziare qui la presenza dell'assessore alla cultura, al turismo e allo spettacolo della Regione Campania, l'onorevole Pasquale Sommese, che chiaramente invitiamo a salire sul palco se magari ci può dare un suo saluto. Se poi magari mi passate altri nominativi, perché io da qui meno male non vi vedo, quindi sono meno imbarazzato. Buonasera assessore. Buonasera assessore. Io ringrazio Gigi, Salvatore, e anche l'opportunità di condividere insieme a voi questa idea che si trasforma in progetto e si realizza, perché tante volte noi siamo animati da belle idee, poi o non si ha il coraggio o i tempi non sono giusti, si finisce per non realizzare grandi sogni. E credo che registrare questa sera un locale, il cinema Arlecchino di Somma Vesuviana, un po' per il circondario era un momento di aggregazione che ha supplito per tanti anni alle carenze, spesso anche pubbliche, che la parte pubblica, un luogo di aggregazione, e noi dobbiamo ringraziare poi chi ha avuto il coraggio, la scelta di non guardare alla sola economia, e quindi l'idea di darlo a un supermercato oppure di una struttura commerciale come quella che sta caratterizzando a tutto danno della cultura e dei servizi che si devono offrire sul territorio. Veramente io ringrazio la famiglia De Vito, perché ogni pezzo che viene sottratto alle nuove sensibilità, ai giovani, ai luoghi di aggregazione, alla fruizione, sono momenti essenziali per una collettività, e andrebbero veramente premiati
questi, le persone che, così come è avvenuto in qualche altra circostanza, purtroppo ancora troppo poche, oggi sono le persone che scelgono iniziative come queste, li incoraggiano e in questo caso hanno incoraggiato due imprenditori che hanno ritenuto di investire su questo campo. A voi il compito di andare avanti e soprattutto proporre nuove idee, bene il caffè letterario, nuovi linguaggi, bene luoghi di aggregazione come queste. A noi il compito come Regione Campania di poter avviare una serie di iniziative insieme alla parte pubblica, alla parte privata, con eventi che valorizzano artisti, compagnie, fondazioni, associazioni locali, ma anche provinciali e regionali, ma soprattutto mirano all'unico vero grande volano di sviluppo e occupazionale che è i beni culturali e il turismo. Grazie, grazie mille, assessore. Grazie. Sono messo, esatto. Grazie, grazie mille all'assessore. Io volevo magari ringraziare tutti coloro che hanno voluto contribuire, molti, molti fornitori, ristoratori che hanno voluto, dice, ma che mandiamo a fare una pianta? Mandiamo chi un pezzo di stocco, chi del baccalà marinato, tanti tanti altri che poi Anna, che è la nostra, diciamo, la nostra responsabile di questo settore. Magari poi dopo ringrazieremo, mi dirai chi è appunto contribuire, chi ha inviato queste cose. Io prima di lasciarvi vi volevo anche ricordare gli appuntamenti, chiaramente, perché adesso noi siamo venuti, abbiamo portato la solidarietà, abbiamo portato il nostro saluto a questi signori che hanno, diciamo, rilevato questa struttura, che poi chiaramente dobbiamo portare tutti quanti avanti. Due o tre giorni fa c'è stato un bellissimo intervento di Vincenzo Costanzo, tenore di Somma Vesuviana, che ormai viaggia già per tutto il mondo, con una grandissima coreografia, questo fatto tutto a Somma, una grandissima coreografia di Angelo Parisi, che ha emozionato. Quindi io dico che è uno spazio partecipato, ha emozionato proprio perché ci stava Gaetano, cioè praticamente tutti attori di Somma, ci stava Simona che ha fatto quelle letture, ci stavano i ragazzi di Angelo, della scuola di Angelo, c'è tutto, c'è tanto 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 ma tanto potenzialità, ce ne sono ancora altri. Il mio compito è quello di riunire tutte queste forze, cioè tutti questi ragazzi, metterci insieme, dare una spallata a questo, io lo chiamerei un prodotto a chilometro zero, cioè noi da qui partiamo per arrivare, speriamo, un po' più lontano. Domenica, cioè il 25, i proprietari hanno voluto regalare uno spettacolo alla città, che ci sta spedito, un famoso chitarrista, è stato anche il chitarrista di Roberto Murolo, molto bravo, e quindi loro regaleranno questo. Si dà un contributo perché si è voluto magari dare un segnale, anche perché visto che Salvatore è di Somma, diciamo, è del Casamale, dice noi aiutiamo la collegiata, chi vuole può contribuire per dare un'offerta per questo spettacolo. Mentre il giorno 28 ci sta il concerto di Fabio Fiorillo, che anche lui chiaramente è inserito in questo progetto. Il 31 ci sta dopo la mezzanotte, per quelli che vogliono, che amano fare il veglione, dopo la mezzanotte vengono qui, ci sta questo spettacolo di 45 giri che sono stati anche qui prima a visitare il nostro teatro, hanno visionato, hanno visto, mi hanno detto di rimarcare, dire che il loro spettacolo è fatto degli anni 50, 60, 70, quindi loro porteranno proiezioni, video, sarà una bella serata. E poi il primo
primo di gennaio ci sarà questa cantata dei pastori con Mauriello, Carlo Faiello, diciamo i veterani della nuova compagnia di canto popolare. Noi vi aspettiamo tutti quanti, ci dobbiamo essere tutti quanti perché dobbiamo aiutare questa barca. Io prima di lasciarvi, io do un grosso abbraccio alla famiglia De Vito, Don Carlo, che è il nostro presidente di Su Marte, presidente onorario, con le figlie Daniela e Romina e la signora. Dobbiamo ringraziare Salvatore Panico e Gigi Mastropasqua per questa grande opportunità che ci hanno dato. Io vi saluto e vi aspettiamo tutti quanti numerosi. Buona serata e buon Natale a tutti.